Arriva la nuova generazione della Hyundai i20, pensata e creata secondo i gusti del pubblico europeo. Si tratta di una 5 porte moderna e gradevole, costruita in Europa e che accentua le doti del modello che va a sostituire, quali l'abitabilità generosa e l'ampio bagagliaio da 326 litri. In lunghezza per un totale di 4,03 m non è un dato che da solo basta a farvi capire quanto spazio a bordo presenta questa nuova creatura coreana. Appare più dinamica anche grazie all'altezza da terra ridotta di 16 mm, 1,47 m in totale, e la larghezza maggiorata di 24 mm, e si distingue per la nuova griglia esagonale frontale con cornice cromata, che rispetto al passato è posizionata più in basso. Il frontale, con la striscia orizzontale scura, unisce i gruppi ottici anteriori e caratterizza lo sguardo insieme ai fari diurni a LED. Anche il posteriore adotta gruppi ottici con LED che si estendono in orizzontale. Sulla fiancata invece è stata inserita una modanatura protettiva in abbinamento al montante posteriore in nero lucido. Stessa sensazione di salto di qualità la regalano gli interni, ben assemblati ed eleganti, pur senza essere vistosi o particolarmente innovativi. L'ambiente è moderno, caratterizzato da una plancia su due livelli, il volante a tre razze, multifunzione tra gli optional, risulta chiara la strumentazione mista analogico-digitale. Direttamente dalla i40 invece arrivano il sistema di spannamento automatico del parabrezza e il volante riscaldabile. Veniamo al cuore di questo nuovo modello, che dispone di motori omologati tutti Euro 6. A benzina, fin dal lancio, sarà disponibile il 1002 75 cavalli e 84 cavalli, nonché un 1004 con 100 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Tutti costruiti adoperando lega leggera e la fasatura variabile delle 16 valvole, e promettono consumi contenuti: 21,3 km al litro in media per il 1002 e 18,8 km al litro per il 1004. Nel corso del 2015 poi dovrebbe arrivare anche un 3 cilindri 1000 turbo a iniezione diretta a benzina, con 120 cavalli e 172 Nm di coppia motrice. Non mancano i propulsori diesel del tutto rinnovati: per il 3 cilindri il 1100 da 75 cavalli. Dal 2016 arriverà anche il cambio robotizzato a doppia frizione a 7 marce, presentato proprio a Parigi sul prototipo della i30 a metano. La nuova i20 è arrivata nelle concessionarie italiane con un listino che parte da 13.200 euro. In merito non bisogna dimenticare gli ormai noti 5 anni con chilometraggio limitato, denominatore comune di tutte le Hyundai distribuite in Italia, con 5 anni di garanzia, assistenza stradale e controlli gratuiti.